Buonasera a tutti e bentornati al TG11. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi, ha firmato un'ordinanza di protezione civile che stanzia 1 milione di euro in favore della Regione Lombardia, 1,5 milioni per l'Emilia-Romagna e 500.000 in favore del Veneto, per garantire il rimborso dei primi interventi urgenti già sostenuti per fronteggiare lo sversamento di centinaia di tonnellate di idrocarburi, fuoriusciti lo scorso febbraio dalla ditta lombarda Petroli di Villasanta nelle acque dell'Ambro e del Po. Lo comunica la Protezione Civile spiegando che per il trasferimento di tali risorse, a valere sul Fondo della Protezione Civile, le regioni trasmetteranno al Dipartimento della Protezione Civile una dettagliata documentazione delle somme spese per fronteggiare l'emergenza e che saranno così rimborsate. Smantellata dai carabinieri di Cassano d'Adda e Monza, intervenuti anche con unità cilofile del nucleo di Casatenovo, un'organizzazione dedita all'importazione allo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolar modo cocaina, destinata al mercato dell'Interland milanese. L'operazione si è conclusa con l'arresto di 23 persone. Al termine delle indagini, durate un anno, sono finiti in manette cittadini peruviani, albanesi, dell'Ecuador e italiani, alcuni dei quali già pregiudicati. La droga, importata dall'Ecuador, giungeva nella periferia milanese, dove veniva divisa tra i vari associati, che poi provvedevano a smerciarla. I proventi delle attività venivano poi utilizzati per l'acquisto di case, auto di lusso, oggetto di sequestro. 4.385 studenti brianzoli si sono svegliati questa mattina per il loro primo giorno di maturità. La maturità della nuova provincia Monza-Brianza comprende 234 classi per 1 migliaio di insegnanti. Banditi cellulari, palmari e PC portatili. I ragazzi con il loro dizionario hanno avuto 6 ore per scrivere un elaborato. Gli argomenti usciti: Primo Levi per l'analisi del testo, le foibe per il tema storico, il ruolo dei giovani nella politica, piacere e piaceri da Botticelli a D'Annunzio per l'artistico letterario. Sbarcano anche gli UFO con il titolo Siamo noi per il tema tecnologico e il tema di attualità è dedicato al ruolo della musica. Per l'ambito socio-economico, la ricerca della felicità. Venerdì 25 giugno ci sarà lo sciopero dei dipendenti della Gelsia. L'azienda segnala che durante la giornata potrebbero verificarsi disservizi, garantendo comunque interventi dovuti alla fuga di gas o interruzioni di fornitura. Saranno chiuse anche le piattaforme ecologiche gestite dalla società. Le previsioni del tempo per domani, mercoledì 23 giugno. Domani il cielo fino al mattino sarà nuvoloso, poi ampie schiarite fino a cielo sereno ovunque. Debole sviluppo di nubi a ridosso dei rilievi. In serata addensamenti sui settori orientali. Deboli rovesci su Oltrepò Pavese. Nel pomeriggio possibili isolati rovesci sui rilievi prealpini orientali. Temperature minime in lieve aumento tra i 13 e i 15 gradi e massime stazionarie tra i 25 e i 29 gradi. Vi ringrazio per l'attenzione e l'appuntamento per domani. Una buona serata a tutti.